Chiamerei sul palco l'architetto Pfeiffer. Un applauso, grazie. E l'assessore alla cultura Rosano Franchini. Grazie. Pfeiffer, libri sul paesaggio. Per l'intensità, attività operativa nel settore della conservazione del patrimonio artistico e ambientale, architettonico. Lui che ha fatto nella sua vita una missione nel settore, diciamo. Abbiamo letto diversi libri col professor Vittorio Sgarbi e più di restauri, ambiente, di tutto. Architetto, ci dica un po' come ha percorso questa prestigiosa carriera. Costernato, emozionato, onorato, ma anche incredulo. Ti rispondo perché non pensavo che l'attività di restauro e di conservazione del nostro patrimonio fosse riconosciuta. Siamo sempre stati i fratelli minori, abbiamo creduto tanto nella nostra idea di conservazione e perché siamo sempre stati sovrastati dagli architetti compositivi, da Villetopoli, da Capannopoli, da questa nuova architettura che ha massacrato il nostro caro Veneto, la nostra cara Italia, e siamo sempre stati visti come quelli, sì, così, che sono architetti ma si interessano di restauro e di conservazione. L'importante è crederci e soprattutto a scuola, all'università, trasmettere fiducia, trasmettere questo credo nella possibilità che il nostro patrimonio sia valorizzato e sia un motore, come si dice molte volte, però non sapendo cosa sia un motore, di sviluppo. Io ci ho creduto nei tre rami dell'attività che faccio, che è la professione, che è l'università e la ricerca, sempre nel settore della conservazione dell'architettura e del patrimonio. Credendoci, un piccolo aneddoto così per rompere un po' questo ghiaccio di emozione, quando un personaggio che cetola qualunque gli chiedono cosa pensa della conservazione del paesaggio, lo guarda e gli dice al giornalista: ma del paesaggio in Italia non ne frega niente nessuno. E purtroppo è vero, purtroppo la conservazione del paesaggio interessa pochi ed è l'ambiente nel quale viviamo. Però io penso che sia importante aver fiducia, crederci, trasmettere fiducia ai ragazzi che purtroppo in questi anni non hanno il futuro che avevamo noi. Grazie. Bene. Cinquant'anni della Croce Rosso. Auditorium in Cassamarca di Treviso, l'architetto Cesare Pfeiffer premiato alla carriera. Architetto Pfeiffer, un riconoscimento così alto, così prestigioso, da due grandi personalità, due grandi istituzioni. Se lo aspettava? Francamente no, perché le cose delle quali mi occupo, cioè il restauro del patrimonio architettonico e paesaggistico, sono la sorella minore dell'architettura. E questo dimostra l'attenzione alla cultura, ai nostri valori, che sono quelli che poi dovrebbero essere il motore dell'Italia, che questa sera mi hanno insegnato. Congratulazioni.